primo giorno della challenge e oggi ho solo una certezza, ovvero che inizierò a leggere il libro che avevo selezionato per la sfida 24 libri per il 2024, se riesco a tirarlo fuori, che è Cluedo Botanico. Questo è sicuramente uno dei saggi che leggerò. Teodora è qui che mi fa compagnia e il libro in questione parla di come le piante risolvono i crimini. Ci sono anche delle immagini ogni tanto. Mi sembra molto interessante, vi faccio sapere. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale in una nuova sfida. Questa mattina mi sono svegliata con un mal di gola molto molto forte che credo mi sia stato passato da qualcuno che è venuto con me in viaggio in Islanda. Infatti faccio anche fatica a parlare, se devo essere sincera, e ho passato la mattinata un po' a leggere a letto. Ho iniziato Cluedo Botanico e poi mi sono alzata e ho iniziato anche un audiolibro, perché oggi do ufficialmente il via alla mia sfida in cui leggo saggi per le prossime 2 settimane. Vi è piaciuta tantissimo la sfida in cui mi sono messa a leggere romance per 2 settimane, un genere che bazzicavo poco. Queste 2 settimane invece le voglio dedicare alla saggistica, o per meglio dire alla non fiction, perché quando utilizzo il termine saggi in realtà utilizzo un termine cappello molto ampio che all'interno prevede tante tante sfaccettature. Non mi limito semplicemente a quei libri di divulgazione di un certo tipo in cui ci si sofferma solo su un tema, ma a tutti quei libri che non utilizzano la finzione per raccontarsi, ma utilizzano appunto delle nozioni reali, partono dalla realtà e raccontano da questo punto di vista una tesi che può essere più o meno accademica, più o meno divulgativa. Insomma, mi sbizzarrisco all'interno di questo grande 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 genere. Per metterci d'accordo così subito all'inizio, vi dico che quando utilizzo il termine saggi lo utilizzo più in contrapposizione col termine romanzi che come genere specifico, ok? Perché so che per molti i saggi sono solo quei libri scritti, non so, dallo scienziato che ti raccontano i minimi dettagli una sua tesi. Ecco, in questo caso io voglio stare un po' più larga e voglio sperimentare questo genere nello specifico perché mi affascina tantissimo. Avevo un sacco di libri in arretrato da leggere di questo tipo e mi piace così fare delle letture tematiche o comunque delle letture che seguono dei criteri più o meno stretti. E in più ho appunto anche salvato su BookBeat un sacco di libri che voglio recuperare. Infatti, come vi dicevo, questa mattina ho iniziato Cluedo Botanico, ho letto già 20 pagine, il primo capitoletto, diciamo la prefazione, sono arrivata a questo punto qui, in cui si spiega un po' l'intento del libro, che è quello di raccontare come le piante siano difficili da riconoscere per i comuni mortali, perché non è più una competenza che dobbiamo per forza di cose sviluppare. Quindi è molto difficile che una persona comune, come posso essere io, sappia distinguere ad esempio anche tra diverse varietà di ortensie. E questo libro vuole partire da questo problema, che secondo l'autore è un problema, e cercare di raccontare come invece saper riconoscere le piante può essere fondamentale, ad esempio, per risolvere crimini. Ora sono proprio all'inizio, comunque vi tengo aggiornati su ciò che viene raccontato. In più, in audiolibro, mentre mi preparavo, ho iniziato il libro di Elisa True Crime su BookBeat. BookBeat è lo sponsor di questo video ed è una piattaforma all'interno della quale si può accedere con un abbonamento che vi consente di ascoltare o leggere in ebook tutto ciò che il catalogo mette a disposizione. Ci sono tantissimi libri in italiano, tantissimi libri anche in inglese, in altre lingue. Personalmente mi sono avvicinata a questa piattaforma proprio per gli audiolibri, perché amo ascoltarli in tantissimi momenti della mia giornata, sono fondamentali nella mia vita, e su BookBeat ho sempre trovato un sacco di novità. Libri appena arrivati in libreria non è difficile trovarli anche su BookBeat, e in più poi ho scoperto anche la funzione
funzione ebook di cui non sapevo di avere bisogno, e invece ogni tanto ci sono quei libri che non mi va di acquistare, che so che non terrei e che posso anche solo iniziare a leggere su BookBeat per capire se fanno o meno al caso mio. Nella challenge in cui leggevo i romance vi ho fatto vedere un po' quali sono stati gli ebook che mi hanno convinta, e anche in questo caso ne ho salvati alcuni che fanno riferimento al genere saggi barra non fiction, e vi posso già dire che con il mio codice Gaia Pasini potrete avere i primi 2 mesi totalmente gratuiti. Quindi attivate il vostro abbonamento, non lo pagate, per i primi 2 mesi fate un po' quello che vi pare, vi ascoltate, vi leggete quello che vi va, e poi se vorrete continuare a usufruire della piattaforma potrete iniziare a pagare. Insomma, è molto semplice da disdire se non vi doveste trovare bene. Una domanda che mi fate spesso: direttamente dall'app si può dire a BookBeat guarda che non voglio iniziare a pagare? Vi consiglio di scaricare l'app e provarla, passare per il mio link, utilizzare il mio codice per avere insomma i primi 2 mesi gratis. In ogni caso, cosa sto ascoltando su BookBeat? Sto ascoltando il libro di Elisa True Crime, Elisa De Marco per intenderci, che si intitola Brividi. Questo è proprio uno di quegli esempi, secondo me, lampanti, che vi fanno capire come mi piace utilizzare la piattaforma, ovvero andando a sfatare un po' le mie curiosità circa dei libri che non so effettivamente se voglio o non voglio comprare, perché il libro di Elisa True Crime onestamente io non l'avrei comprato, però ero molto curiosa di sapere come lo aveva impostato, come aveva cercato di tramutare quelli che sono i suoi soliti contenuti su YouTube e il suo podcast in un libro. E iniziando ad ascoltarlo ho capito già tante cose. Sono a circa 42 minuti di ascolto, ho appena finito la prima storia, e da quanto ho capito il libro è suddiviso in più storie di true crime. Per chi non la conoscesse, Elisa True Crime è una ragazza che parla di crimini realmente accaduti qui su YouTube. Tutto nasce da qua. Il suo punto di forza è proprio lo storytelling, ovvero come lei decide di raccontare queste vicende in modo molto lineare, molto fruibile e con una voce che personalmente, dal mio punto di vista, è ipnotica. E la cosa positiva dell'audiolibro in questione è che è letto proprio da lei, quindi la si può sentire. Secondo me è molto piacevole ascoltarla, sebbene a volte parli appunto di casi che sono abbastanza tosti, la sua voce ha un che di tranquillizzante, non so spiegarvi, ha un che di ipnotico ma allo stesso tempo di sensibile, e credo che queste storie anche funzionino molto di più lette da lei piuttosto che lette da noi nella nostra testa. Io sono sicura che se io avessi il libro in cartaceo davanti a me probabilmente lo leggerei con la sua cadenza, lo leggerei con la sua voce, mi immaginerei proprio lei che racconta queste cose, e quindi mi sta piacendo. Appunto, ho finito la prima storia, adesso non so quante ce ne siano nello specifico, forse posso vederlo guardando i capitoli. Dovrebbero essere 6 storie in totale. Ho letto la prima, adesso inizierò anche la seconda. Giorno 2 della challenge, sono andata avanti ieri tanto con Cluedo Botanico, mentre ho sospeso per il momento l'ascolto dell'audiolibro, perché questa mattina e ieri sono andata decisamente molto di fretta e non ho avuto un attimo per concentrarmi su quello, però sulla lettura sì, ho letto prima di andare a dormire un po' ieri sera e sono arrivata alla conclusione del terzo capitolo, quindi sto per iniziare il quarto. Sono a pagina 107, quindi ho letto ieri 100 pagine, sono molto soddisfatta, e in particolare secondo me questo terzo capitolo è stato estremamente interessante perché si è soffermato per lo più sull'aspetto giudiziario dei casi in questione. Come vi dicevo, questo libro vuole mettere in luce come le piante possano essere fondamentali, delle prove fondamentali per risalire al colpevole di un delitto, ma anche per in sede processuale dichiarare questo colpevole colpevole. Cioè, a volte queste prove sono proprio fondamentali per collegare i due aspetti, quindi la vittima al colpevole o la vittima al luogo del delitto e quindi al colpevole in questione o all'indiziato in questione. Infatti questo aspetto si chiama teoria del quadruplice collegamento, dove appunto abbiamo questo meraviglioso schemetto che è esaustivo da questo punto di vista, dove la vittima si può collegare alla scena del crimine, che si può collegare alla prova, che si può collegare all'indiziato, che si può collegare alla vittima. Per farvi un esempio, c'è un'altra teoria che si chiama principio di interscambio di Locard,
per il quale se ad esempio sul luogo del delitto viene trovata una certa pianta che viene ritrovata, di cui vengono ritrovate tracce anche sui vestiti che l'indiziato indossava quel determinato giorno, che viene ritrovata anche sulla vittima che magari non è più nella zona, nel luogo dove è avvenuto il delitto, però insomma avete capito, c'è questa prova che collega tutte e tre le cose, allora grazie a questa teoria si può trovare un vero e proprio collegamento che anche in sede processuale può essere preso in considerazione. E questo capitolo si sofferma proprio su queste tante altre teorie che sono utili per mandare avanti un processo giudiziario, renderlo appunto corretto, e su come le piante possano essere importanti per arrivare poi a un ipotetico verdetto. E ci sono tanti esempi di tanti crimini, di tanti delitti. Ci sono tanti case studies e posso dire che a un certo punto sembra anche un vero e proprio libro di true crime, proprio perché si va a raccontare, come, non so se avete presente il podcast Indagini di Stefano Nazzi, si va a raccontare proprio come l'aspetto giudiziario intorno a un caso abbia determinato una risoluzione piuttosto che un'altra, grazie in questo caso alla botanica, cioè la botanica è fondamentale in questo libro, però è bello perché si va a vedere non il delitto di per sé, ma come si è riusciti a risolvere il mistero dietro il delitto grazie proprio alle piante. Ad esempio c'è questa storia di questa ragazza che viene ritrovata morta e grazie a ciò che era rimasto all'interno del suo stomaco sono riusciti a risalire all'orario della morte e a che cosa aveva mangiato prima di morire. Grazie a questo a dove aveva mangiato prima di morire e grazie al dove a con chi aveva mangiato. Oggi continuerò a leggere, però non ora perché ora mi devo rimettere al computer, però più tardi spero di sì. Considerati i 30 gradi che ci sono fuori, è giunto il momento di fare il cambio armadio, quindi ho tirato fuori dall'armadio che ho in corridoio per il momento una scatola che contiene alcune cose estive e devo tirarne fuori altre di scatole, e sono vestita così perché ho appena fatto un workout di un'ora con un video su YouTube. Qui in casa ho tutte le gambe che mi tremano dalla fatica, però niente mi vieterà di fare questo cambio armadio mentre ascolto Brividi, storie che non vi faranno dormire, di Elisa True Crime. Sono al secondo capitolo, quindi mi ascolto la seconda storia. Nella cornice scorge il viso di una ragazza dai capelli castani, il naso a patata, la bocca piccola e gli occhi tristi. Dove l'ha già vista? La risposta non arriva subito. Prova a combinare quel viso con conoscenti o estranei incontrati per strada e nei negozi, ma niente. Finito il libro di Elisa True Crime, lo vado a segnare, si intitola Brividi. Io la chiamo Elisa True Crime, ma il suo vero nome è Elisa De Marco. È ormai il terzo giorno, questo è il primo libro che finisco di leggere barra ascoltare in questo caso, e sinceramente non mi è sembrato nulla di più di un canonico video di Elisa True Crime sul suo canale YouTube. Non conoscevo nessuno dei casi di cui parlava tranne l'ultimo sì lo conoscevo, avevo sentito la puntata di Indagini in cui se ne parlava nello specifico, e a proposito di Indagini, se in quel format si percepisce proprio una selezione dei casi all'ingresso, ma soprattutto si contraddistingue il motivo per cui si è deciso di parlare di quel determinato caso, ovvero per raccontarne il processo nello specifico, tutta la sequela giudiziaria che l'ha contraddistinto e quant'altro, in questo caso in Elisa True Crime non riconosco la stessa focalità nello scegliere ciò di cui parlare. Cioè in questo caso il libro si intitola Brividi, storie che non ti faranno dormire la notte, il senso dovrebbe essere quello di farti spaventare o comunque di raccontarti delle storie abbastanza macabre e appunto spaventose, però nulla di più, cioè non lo so, lei è molto brava con lo storytelling decisamente, anche quando racconta alcune scene è come se si immedesimasse nella vittima e dal suo punto di vista raccontasse ciò che vede, e mi piace questa cosa, però ecco, penso che ci siano modi diversi e migliori per raccontare i crimini, se non che la sua voce è ipnotica. Quello secondo me che caratterizza i suoi contenuti è proprio il suo timbro vocale e la tranquillità anche con cui racconta le vicende. Infatti penso che se non avessi ascoltato questo libro ma lo avessi letto in cartaceo
mi sarebbe mancato quel senso lì, quello spirito lì che contraddistingue effettivamente la voce di Elisa De Marco. Di base la sua voce è il suo tratto distintivo e nulla, queste sono le mie opinioni in merito, poi ditemi se l'avete letto, ascoltato, so che ne ha scritto anche un altro, credo, non sono sicura. Prosegue anche la lettura di Cluedo Botanico, sono alle ultime 20 pagine. E se sulla prima parte ci si soffermava molto sui processi e su come funzionano, poi ci si è spostati ad altri temi. Ad esempio, uno degli ultimi capitoli era dedicato totalmente ai veleni ed è stato molto interessante perché si è parlato di diversi veleni di provenienza appunto botanica e anche degli usi che ne sono stati fatti nel tempo e quindi dei delitti più famosi. Si è parlato quindi di quali sono i sintomi più evidenti da avvelenamento, ma anche quali sono gli antidoti, si è andati proprio nello specifico. E invece in quest'ultimo capitolo, che mi sta piacendo meno, se devo essere sincera, si parla di trasporto illegale di piante, quindi tutte quelle volte in cui si va a sradicare dal proprio territorio naturale una determinata pianta e la si porta in un luogo non consono. In questo modo si vanno a danneggiare gli ecosistemi, ovviamente. Una delle piante più contrabbandate è l'orchidea. Ci sono un sacco di tipologie di orchidee selvatiche rare che vengono appunto esportate illegalmente per tutto il mondo. E poi in questo momento sto leggendo degli alberi invece, perché ci sono un sacco di foreste che non si potrebbero toccare perché in via di estinzione. Questo capitolo mi sta piacendo meno, se devo essere sincera. Mi mancano davvero poche pagine, penso che lo finirò a breve. Finito anche Cluedo Botanico, il secondo libro della challenge già, quindi se oggi è il quarto giorno, terzo giorno, già mi sono dimenticata, direi che sono a buon punto. Bene, è arrivato il momento di scegliere un nuovo saggio da iniziare e io qui ne avevo già lasciati da parte alcuni che mi piacerebbe appunto leggere in questi giorni. Sicuramente vorrei leggere Il mestiere di scrivere di Carver, anche perché ho in lista d'attesa un video in cui vi consiglio dei libri che possono essere utili per gli scrittori e questo secondo me potrebbe fare al caso mio, però vorrei iniziare anche la critica letteraria contemporanea, perché vorrei approfondire un po' l'argomento critica letteraria. E a tal proposito ho anche questo qui, come funziona la critica. Quindi uno di questi tre inizio adesso. Lo metto sul divano e lo scelgo con calma. Mi leggo gli incipit di tutti e tre e vedo da quale iniziare. In questo modo esco anche un po' dall'argomento crimini e delitti di cui ho letto negli scorsi giorni e se devo trarre un attimo le prime considerazioni circa questa sfida, devo dire che era molto più semplice con i romance, perché i romance sono di prassi delle storie leggere, ok, proprio spensierate. Quello che ho notato è una grande differenza da quando c'è un argomento che mi interessa particolarmente a quando c'è un argomento che mi interessa meno. Ad esempio, all'interno di Cluedo Botanico c'erano dei capitoli in cui ero estremamente attenta e dei capitoli in cui la mia attenzione è calata drasticamente perché non ero catturata proprio dal tema. Nello specifico, quando si è trattato di contrabbando di piante, non ero granché affascinata. Ci sono state delle chicchette anche in quel capitolo, però ecco, ero più affascinata dalla parte giudiziaria, ecco. Quindi sicuramente può essere utile scegliere un saggio in linea con i nostri gusti e i nostri interessi, le nostre anche curiosità, per assicurarsi appunto che la nostra lettura funzioni bene. E poi un'altra cosa è che la sera quando vado a dormire non è che sia proprio il massimo leggersi il saggio, anche perché a me piace sempre avere la mia matita per sottolineare. In questo caso per i libri che sto per iniziare mi sono presa pure l'evidenziatore e un pennarellino, a volte ho anche i post-it e prima di andare a dormire mi metto in posizioni tali per cui non ho tanta voglia di sottolineare. Infatti si vede subito in Cluedo Botanico quali pagine ho letto prima di andare a dormire, perché le sottolineature sono tutte storte, sono tutte degli accrocchi. Ecco, mi manca un po' il romanzo da questo punto di vista, cosa che non mi era successa quando leggevo solo romance, cioè quando leggevo solo romance per quelle 2 settimane non è che mi sono mancati i saggi, però è troppo presto per trarre le mie conclusioni finali sulla sfida, quindi intanto mi metto ancora a leggere. Thank you.
Nuovo giorno, nuovo aggiornamento. Ieri sono andata un po' avanti con la critica letteraria contemporanea, ma sono arrivata solo a pagina 14 perché poi, prima di andare a dormire, mi era un po' complicato mettermi a letto, sottolineare, cambiare colore all'evidenziatore, eccetera, eccetera. E quindi ho iniziato un altro libro che è Il mestiere di scrivere di Carver. Ho già letto altro di questo autore, il che mi torna utile perché qui scrive cosa per lui ha senso nella scrittura, che cosa secondo lui si deve fare quando si scrive, cosa lui personalmente fa quando scrive e come può diventare questo un mestiere. Ho letto fino a pagina 13, neanche qua tantissimo, però ne ho approfittato per leggere anche la introduzione e la prefazione, postfazione, questo diciamo piccolo trafiletto scritto da Marcello Fois che mi è stato molto utile per inquadrare bene il senso del libro. E poi nulla, ho letto il primo articolo perché sono come degli articoli raccolti scritti nel tempo da Carver, quindi il primo è proprio Il mestiere di scrivere e poi c'è il secondo che devo iniziare adesso, che è Fuochi. Buongiorno, è appunto un nuovo giorno e io ho iniziato un nuovo audiolibro. In realtà ho appena ascoltato 3 secondi perché volevo prima fare questo aggiornamento. Il libro selezionato da me è Se niente importa di Jonathan Safran Foer. Questo qui ho già letto Possiamo salvare il mondo prima di cena suo, che mi ha spinto a diventare vegetariana. Infatti da ormai 2 mesi quasi, sì, 2 mesi, non mangio più carne. Ancora devo lavorare bene sui latticini, ancora devo lavorare bene sul fattore pesce perché continuo a mangiare il tonno, continuo a mangiare alcune cose di pesce. Ad esempio quando sono andata in Islanda ho mangiato il salmone, vabbè il salmone islandese mi sembrava l'occasione giusta, però devo ancora lavorare insomma bene sull'ambito alimentare. Credo sia fondamentale per il nostro pianeta, per il futuro del nostro pianeta ma anche per il presente del nostro pianeta smettere di mangiare carne, perché ha un fortissimo impatto sul clima, sul banalmente quello che accade fuori dalla finestra tutti i giorni e l'aria che respiriamo e tutto il resto. Basti pensare al fatto che in pianura padana poco tempo fa a un certo punto l'aria era super tossica per via soprattutto del settore alimentare che inquina tanto, tanto, tanto. Ora non voglio essere la scienziata della situazione che vi dice come mai le cose stanno così, lascio che questo aspetto qua lo indaghino meglio persone più competenti. Jonathan Safran Foer nel suo libro Possiamo salvare il mondo prima di cena spiega molto bene la questione e credo lo faccia anche in Se niente importa, che voi mi avete caldamente consigliato. L'ascolto dura 9 ore, io adesso devo sistemare la cucina e quindi parto. Inizio e la domanda che si pone questo libro è: perché mangiamo animali? Bella domanda, vediamo che risposte si dà. Buonasera, sono le 8 di questa giornata in cui principalmente ho ascoltato Se niente importa di Jonathan Safran Foer e sono andata avanti un bel po', avrò ascoltato circa 2 orette. A differenza dell'altro suo libro che avevo letto, Possiamo salvare il mondo prima di cena, qui prende in considerazione il regime alimentare che prevede l'assunzione di animali sotto tutti i punti di vista, ma principalmente quello etico, e indaga anche cosa c'è dietro, ad esempio, la pesca intensiva, e c'è proprio un capitolo dedicato ai pesci, ma anche altre specie di animali, oltre a quelle che ci vengono subito in mente quando parliamo di alimentazione onnivora, quindi non so, le mucche, i polli e quant'altro. Ora ho appena finito di ascoltare un capitolo che si soffermava sugli allevamenti intensivi, mi ha colpito moltissimo, se devo essere sincera, e ha rinnovato il mio interesse nel non mangiare la carne, se devo essere proprio sincera. A differenza del libro Possiamo salvare il mondo prima di cena, qui ci si sofferma meno sulla questione del cambiamento climatico, ma più su, ci si mette più su un piano etico, quindi il perché mangiare certi tipi di animali ci colpisce meno eticamente rispetto che magari, non so, mangiare i cani. E lui fa proprio anche questo esempio all'inizio del libro, dice come mai alcune cose non le faremmo mai, invece altre sì. È molto molto interessante, ci sono anche qua tanti tanti dati, tanti esempi concreti di ciò che succede, tante statistiche e quant'altro, nell'altro libro di più, però è anche vero che qui sono più o meno a metà lettura, quindi c'è sempre tempo per aggiungere altro materiale. E nulla, adesso mi sono messa un po' a leggere
invece il manuale di critica letteraria contemporanea. Ieri sono andata avanti, sono arrivata fino a pagina 36. È un libro che decisamente richiede molta molta più della mia attenzione, infatti sono andata avanti piano pianissimo perché ogni pagina va ben vivisezionata sotto questo aspetto e c'è tanto materiale. Non mi ero mai concentrata neanche nel mio periodo universitario nello studiare che cos'è la critica letteraria, ho fatto un percorso di studi completamente diverso e secondo me questo libro può essere utile, questo di Alberto Casadei, proprio per un'infarinatura sulla materia, tant'è che me l'avete consigliato in tantissimi in direct quando vi chiedevo libri di critica letteraria in quanto l'avete studiato all'università, cioè molti di voi questo qua l'hanno proprio studiato all'università. Dunque ora mi rimetto a leggere. Oltre alle deformità, negli allevamenti intensivi dilagano danni oculari, cecità, infezioni batteriche alle ossa, spondilolistesi, paralisi, emorragie interne, anemia, perosi, malattie respiratorie e indebolimento del sistema immunitario. Gli studi scientifici e la documentazione governativa indicano che quasi tutti i polli, il 95%, sono contaminati da Escherichia coli, un indicatore di contaminazione da feci, e tra il 39 e il 75% della carne di pollo che arriva sui banchi dei negozi ne è ancora infetta. L'8% è contaminato da salmonella, un dato in calo rispetto a qualche anno fa, quando era infetto un pollo su quattro, cosa che ancora accade in alcuni allevamenti. Dal 70 al 90% è affetto da un altro batterio potenzialmente letale, il Campylobacter. Di regola si usano bagni a base di varechina per togliere lerciume, odori e microbi. Ovvio, i consumatori potrebbero accorgersi che i loro polli non hanno proprio il sapore giusto. Quanto può essere buono un animale imbottito di farmaci, infestato di malattie, contaminato di merda? Ma le carni saranno iniettate o gonfiate di brodi e soluzioni saline per dare loro quello che ormai pensiamo sia il gusto, l'odore e l'aspetto del pollo. Un recente studio di Consumer Reports ha scoperto che i prodotti a base di pollo e tacchino, molti dei quali etichettati come naturali, erano gonfiati da un 10 a un 30% del peso di brodo, aromi o acqua. Ogni settimana, scrive, milioni di polli da cui cola pus giallo, macchiati di feci verdognole, contaminati da batteri nocivi o sfigurati da infezioni cardiache e polmonari, tumori maligni o malattie della pelle, lasciano gli stabilimenti di lavorazione per essere venduti ai consumatori. Ho appena interrotto l'ascolto di Se niente importa perché ero arrivata a un punto davvero abbastanza critico e mi sono anche messa un po' a piangere perché è stata descritta questa scena con prima dei maiali, poi delle mucche, che, boh, non lo so. Cioè, sono da un certo punto di vista disgustata, perché so che ho mangiato carne per tanti anni e mi fa schifo l'idea, onestamente. Cioè, sono proprio nauseata dall'idea di aver mangiato tutta quella carne, sia perché a livello salutare è una cosa che non conviene, cioè è proprio mettere nel proprio corpo cose aberranti, e due, perché molto probabilmente quegli animali hanno sofferto tantissimo, ma non tanto per la loro morte, perché ok, un animale muore, ma per tutto quello che gli hanno fatto passare durante la fase di crescita. E quindi sono abbastanza scossa in questo momento. Un libro molto tosto, un libro molto molto tosto, ma secondo me è doveroso ascoltarlo, leggerlo, doveroso, perché se tutti noi sapessimo effettivamente quando abbiamo di fronte un piatto di carne che cosa significa quel piatto di carne e come è arrivato da noi, nessuno lo mangerebbe più e sarebbe un grande, grande vantaggio sia per gli esseri animali, sia per qualsiasi essere animale, sia per noi a livello salutare, sia per il nostro pianeta. Quindi, meglio saperle certe cose. E sono contenta di non mangiare carne da un bel po' di tempo, perché probabilmente non riuscirei a ascoltare questo libro se ancora mi stessi nutrendo in quel modo, devo dire la verità. Insomma, vado avanti. È un nuovo giorno, per meglio dire una nuova sera ormai, perché come al solito sto facendo i miei aggiornamenti sempre verso la fine della giornata, quando vedo che inizia a calare il sole, e sono andata avanti un po' con Il mestiere di scrivere di Carver. E sono a pagina, lo dico subito, 39, a un nuovo articolo praticamente, che si intitola La stella polare, perché come vi dicevo questo libro è la conseguenza dell'assemblamento di tutti i testi che nel tempo, negli anni, Carver ha scritto circa il suo metodo di scrittura e la sua esperienza come scrittore.
Nell'ultimo articolo che ho letto, nello specifico, si sofferma sul ruolo che ha avuto questo suo insegnante di scrittura creativa a un certo punto nel suo far emergere appunto un modo di scrivere personale, e Carver si definisce molto a favore in generale dei corsi di scrittura creativa. Dice: sicuramente un corso di scrittura creativa non potrà fare di te uno scrittore se tu uno scrittore non lo sei, ma se tu nasci con questo desiderio di scrivere, un corso di scrittura creativa, secondo me, secondo lui, male non può fare. Ok, non è che perché dopo che hai fatto un corso di scrittura creativa la tua creatività si esaurisce e si spegne. No, è quasi impossibile. E lui deve tantissimo a questo professore che ha avuto, che l'ha un po' indirizzato e gli ha fatto leggere le cose giuste, ha incanalato le sue attenzioni verso determinati scritti, come ad esempio quelli pubblicati nelle riviste, vi dico subito, tipo delle riviste, piccole riviste letterarie americane, insomma, tra una cosa e l'altra lui gli è debitore, si sente debitore nei suoi confronti. Questo è sicuramente uno di quei libri da leggere assolutamente se nella vita si vuole scrivere. Mi viene da associarlo a On Writing di Stephen King per ovvie ragioni, sono entrambi due autori molto celebri che hanno deciso di raccontare appunto la loro professione di scrittori, e sono curiosa di sapere che cos'altro ha da dire Carver. È il momento della serata dedicata allo studio. Tu stai studiando un po' di francese, giusto? Un po' tanto di francese, e io mi metto a leggere critica letteraria contemporanea. Sono arrivata, ho dovuto mettere un post-it perché non trovavo il mio segnalibro, qui alla critica sociologica. Sono andata un bel po' avanti, il mio obiettivo è quello di leggere 20 pagine al giorno. Eccomi pronta per la mia sessione di lettura pomeridiana, in cui spero di riuscire a finire Il mestiere di scrivere, anche se mi sono accorta di essere solo a metà. Cioè, questa mattina mi sono svegliata con l'idea che avrei finito questo libro, però non lo so se riuscirò. E poi, come al solito, andrò avanti con le mie 20 pagine di critica letteraria contemporanea. Considerate che questa sera, che è martedì sera, Marco avrà 2 ore di lezione di francese a distanza, cioè si mette col computer e fa queste 2 ore. In queste 2 ore io di solito mi ritaglio sempre del tempo per leggere, proprio come se fosse un timer, no? So che lui studia e io leggo. E quindi è il martedì un giorno in cui leggo tantissimo, solitamente. E da qualche mese a questa parte è il giorno proprio che mi ritaglio per leggere proprio non stop, e quindi dovrei riuscire a fare tutto. Ora sono le 5:30, quindi ho una mezz'ora prima che lui torni a casa, poi mi sa che ci faremo una passeggiata anche se fuori piove, e poi mi rimetto a leggere. Questa mattina, mentre mi preparavo e quant'altro, sono andata avanti anche con l'audiolibro Se niente importa, ed è sempre più tragico quello che sto ascoltando, sempre più tragico. Sono arrivata a un capitolo in cui si parla del trattamento che viene riservato ai pesci, e viene detta questa frase che mi è rimasta segnata in mente, ovvero: se quando si è davanti a un piatto di carne si può avere il dubbio che questo animale sia morto soffrendo o meno, quando si è davanti a un piatto di pesce questo dubbio non lo si può avere, perché ogni pesce muore soffrendo. È praticamente impossibile che non sia così, per come la pesca e anche l'allevamento, in questo caso intensivo, di pesci è strutturato. E questa cosa effettivamente mi ha colpito molto. Come vi dicevo, io ancora il pesce lo mangio, però mi sa che sto per tagliare anche quell'aspetto lì, perché insomma, grazie anche a questi libri capisco molte cose. Però questo pomeriggio non lo dedico all'ambientalismo, ma lo dedico all'arte di scrivere e giudicare i libri. Aggiornamento delle 8. Nel frattempo ho cenato anche, visto che abbiamo cenato prestissimo. Sono qui con la coperta perché ci sono 5 gradi fuori, fa davvero molto freddo. E qui potete notare il mio kit da lettrice, che prevede un burro cacao, una matita, un evidenziatore rosa, un evidenziatore blu, una penna per prendere appunti, un evidenziatore e un foglietto, e anche il telefono. Allora, sentite questa voce di sottofondo? Bene, è Marco che mi disturba, perché prima vi dicevo che Marco avrebbe dovuto avere una lezione di 2 ore di francese, quindi io avevo impostato tutta la mia serata intorno al fatto che avrei potuto leggere per 2 ore non stop consecutive.
e invece la lezione è stata annullata. Quindi significa che ora ho tipo il grillo parlante. Tu sei un grillo. Io non sono un grillo, tu sei il mio grillo, che mi disturba tipo ti 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 ti, e quindi mi sa che boh, faremo altro che non sia leggere, nel senso che abbiamo alcune cose che dovevamo fare quando avevamo un attimo. Possiamo andare a letto alle 8, che sono adesso, ma in generale avevamo rimandato delle cose che avremmo dovuto fare in un momento in cui ci saremmo trovati entrambi a casa insieme, tra cui vedere delle mail, delle cose noiose. Comunque sono andata avanti con il mestiere di scrivere e sono praticamente alla fine del libro, perché ad un certo punto si interrompono questi brevi scritti fatti da Raymond Carver nel corso della sua vita circa le sue opere, e si tratta sia di articoli sia di prefazioni, postfazioni che ha fatto a dei libri che ha curato, dei libri scritti da lui, delle raccolte di sue poesie, insomma. In ognuno di questi brevi testi spiega alcune cose circa il suo metodo di scrittura. Poi a un certo punto c'è un capitolo che è la trascrizione di una delle sue lezioni ad un corso di scrittura creativa in questa università, ed è letteralmente quello che lui consiglia di fare ad alcuni suoi studenti dopo aver letto i loro brevi racconti, ed è una parte interessantissima perché lui appunto rilegge dei passaggi e li modifica per come secondo lui potrebbero suonare meglio, ma non solo suonare meglio, risultare migliori per la storia. E questo dà modo a noi che leggiamo di capire qual è anche ciò che spinge Carver a scrivere in un certo modo, più di quando è lui stesso a spiegarlo. Si vede proprio nel concreto in che cosa consistono le sue revisioni. Super super affascinante, e mi ha ricordato molto di nuovo On Writing di Stephen King, dove anche lui fa vedere alcuni testi e poi nella pagina successiva mostra come li modificherebbe per farli funzionare al meglio. Secondo Carver la parte di revisione è la parte più divertente, più della prima stesura, perché è il momento in cui davvero si deve giocare con le parole, ci si deve mettere di grande impegno. Poi ora sono arrivata a quest'altro capitolo che si chiama Raymond Carver Mentore, dove in poche parole credo non sia più lui a scrivere, a parlare, ma si parla di lui in terza persona, quindi a posteriori. Sì, infatti questa parte l'ha scritta J. McInerney, e poi ci sono delle lettere e degli esercizi. Mi manca proprio quest'ultimissima parte qua. E questi esercizi, il capitolo si apre proprio in questo modo, 50 esercizi di scrittura creativa. La fonte di questi esercizi di scrittura sono le opere di Raymond Carver, i racconti e le poesie che gli hanno fatto acquisire fama mondiale. Per illustrare ciascun argomento, ogni esercizio indica alcuni esempi tratti dai suoi libri. Naturalmente gli esempi servono da stimolo più o meno diretto e non si propongono di certo di essere esaurienti ed esclusivi. Quindi non li ha fatti lui questi esercizi, li ha fatti chi ha curato questa edizione. Potrebbero essere utili, io molto probabilmente non li farò, leggerò solo molto velocemente in che cosa consistono. Quindi, se Marco me lo lascerà fare, finisco di leggere l'ultima parte del libro ed effettivamente posso dire di averlo poi terminato. È un nuovo giorno e vi confermo che ieri sera sono riuscita a finire Il mestiere di scrivere di Carver. Ho letto molto velocemente gli esercizi che ci sono alla fine, semplicemente perché non è mia intenzione in questo momento mettermi a fare esercizi del genere. Se ho letto questo libro non è perché nella vita voglio fare la scrittrice, anzi credo di avere poche propensioni verso quell'ambito. Onestamente a me piace leggere e mi piace scoprire che cosa c'è dietro la mente di un autore, quindi ho lasciato perdere quella parte là, però ho dedicato molta attenzione agli ultimi capitoli, che sono dedicati a Carver ma non scritti da lui in prima persona, e quelli mi hanno dato modo proprio di capire che tipo era lui, a prescindere da quello che lui diceva di se stesso, no? Come gli altri lo vedevano dall'esterno. E è stato super affascinante leggere quei capitoli. Mi ha colpito molto il fatto che lui desse voti sempre altissimi a quasi tutti i suoi studenti, cioè, anzi questo studente dice metteva tutti A, perché mi fa strano che un così grande scrittore che ha avuto così tanta rilevanza nel panorama letterario sia riuscito in un qualche modo a cambiare anche il modo di scrivere di tanti autori, era così generoso anche nei confronti degli altri, no? E anche nei confronti magari di chi non è che fosse nato per scrivere come lui, ecco. E comunque vado a segnare il libro tra i libri
finiti del mese ed è il terzo libro della challenge che finisco di leggere. Questa mattina invece ho finito di leggere, anzi ascoltare, Se niente importa, e quindi segno anche questo. Sono appena andata a cercarmi l'anno di pubblicazione e sono rimasta sconvolta perché questo libro è stato pubblicato nel 2009. Io pensavo nel 2019, cioè almeno 10 anni dopo. E la cosa sconvolgente è che Jonathan Safran Foer, in un capitolo nello specifico, prevede che ci sarà una grande pandemia. Cioè non è che lo prevede, dice tutti i dati dicono che ci sarà questa grande pandemia e noi non saremo pronti ad affrontarla, una pandemia che farà morire tantissime persone e noi la stiamo praticamente attendendo. La cosa sconvolgente, diceva lui, è che nessuna istituzione in questo momento sta facendo nulla per prevenire questo e per soprattutto mettere in atto dei sistemi di allarme e eventualmente di, insomma, prevenzione che potrebbero poi farci affrontare questa pandemia in un certo modo. E questo lo dice nel 2009. In più prevede tutta un'altra serie di scenari che hanno a che fare con l'alimentazione animale e dove ci potrebbe portare. Quindi dice, fra un po' di anni i nostri figli non potranno più mangiare carne se andiamo avanti in questo modo, cioè sarà un alimento che non sarà più sostenibile proprio da nessun punto di vista e o il mondo esplode o fondamentalmente non ci sarà più questa possibilità per i nostri figli. E sinceramente io non stento a crederci perché tutto ciò che lui dice, tutto quello di cui lui parla è basato su fonti scientifiche o comunque previsioni che sono, non è che lui è un oracolo, cioè lui si basa sui fatti, sui dati, su ciò che vede e dice non potrà essere, cioè succederà o non succederà questa cosa, e sì, non è che se lo inventa, capito? E quindi ritengo che quello che dice in questo libro è molto attendibile. È molto più forte il modo in cui affronta il tema rispetto a possiamo salvare il mondo prima di cena, perché se in quel libro gioca molto sulla sensibilità comune, sulla collettività, su sentimenti condivisibili, qui diciamo che va proprio nel fitto dell'allevamento intensivo e ne parla sotto ogni aspetto, anche citando persone che ad esempio sono a favore di questo tipo di allevamento, però diciamo che ci sono delle scene che vengono descritte molto molto cruente e sicuramente per leggere Se niente importa bisogna essere molto più propensi intanto all'ascolto e essere anche pronti, cioè è un libro che devi leggere se sei pronto a sentirti dire certe cose, perché altrimenti uno rischi di rigettarle senza capire cosa stai sentendo, ascoltando, due scatti anche sulla difensiva, cioè dici vabbè però è così, cioè bisogna sentirselo questo argomento per riuscire ad affrontarlo, credo, cioè non è bello sentirsi dire da un giorno all'altro mangiare carne è disumano, cioè non è proprio bellissimo, ma non disumano di per sé, ma disumano per come la stiamo mangiando noi in questo momento. Bene, se questa mattinata l'ho dedicata alle pulizie, perché per finire l'audiolibro mi sono cimentata anche nella pulizia del bagno, nella pulizia profonda del bagno, questo fine mattinata barra primo pomeriggio, secondo pomeriggio lo passerò al computer a fare lavori vari eventuali, però questa sera vado sicuramente avanti con la critica letteraria contemporanea e a questo punto sto pensando che inizierò un altro libro in cartaceo e forse anche un altro audiolibro, cioè dovrei fare in tempo a finire entrambe le cose. Mi mancano ancora 1, 2, 3, 4, 5 giorni compreso questo qua, quindi beh, devo dire che sono a buon punto, ho letto fino adesso 1, 2, 3, 4, 4 libri, mi ritengo soddisfatta. Ho iniziato ad ascoltare Il femminismo non è un brand di Jennifer Guerra, che avevo già adocchiato tempo fa e volevo assolutamente comprare. Visto che i libri di Jennifer Guerra in generale mi piacciono sempre, ho deciso appunto di iniziarlo e già dal primo capitolo sono molto contenta di averlo fatto. Si parla di Frida e ci si domanda, ma Frida è femminismo radicale o no? E ovviamente Il femminismo non è un brand cerca di raccontare come nel tempo questo movimento si è sempre di più marketizzato ed è diventato sempre di più un modo per identificare il proprio posizionamento
a livello appunto di brand. Per quanto riguarda ciò che potrei iniziare a leggere in cartaceo, ho tirato fuori alcuni saggi nella mia libreria che mi interessano e adesso ve ne parlo. Questo, Lo spettacolo del male, mi ricorda molto Il mostruoso femminile, l'ho ricevuto da pochissimi giorni e mi potrebbe davvero interessare, è un argomento che mi attira. Un altro libro di cui mi avete chiesto l'opinione è Noi vogliamo tutto di Flavia Carlini, cronache da una società indifferente, che parla di rabbia endemica che scorre tra di noi come un liquido mentre sopra le nostre teste si agitano sensazioni di futuro e cambiamento. È un libro di cui appunto mi avete chiesto l'opinione, quindi mi piacerebbe potervela dare. Anche questo vorrei un sacco leggere, La volontà di cambiare di Balux, che ho in TBR da un sacco di tempo. Un mondo di meraviglie, se mi andasse di buttarmi un po' di più sul tema natura e quant'altro. Bello, bello, questo mi piacerebbe un sacco. E poi anche questo, Donne dentro, che parla delle donne in carcere. Diciamo che ho l'imbarazzo della scelta, ma allo stesso tempo ho pochi giorni, nel senso che ho ancora pochi giorni, quindi non potrei leggerli tutti neanche volendo, quindi dovrò fare una scelta, non lo so. Ho finito la critica letteraria contemporanea, mi sono presa tanti appunti mentre leggevo e ho lasciato anche qualche post-it nelle parti che mi interessavano di più, perché il quesito a cui voglio rispondere in generale andandomi a studiare un po' di cose sulla critica letteraria è: che differenza c'è tra un book influencer e un critico letterario? Tenendo sempre a mente che la critica letteraria è ovviamente cambiata nel tempo, è cambiata la figura che faceva critica letteraria nel tempo, una volta la facevano solo i critici, poi sono subentrati, non so, gli scrittori che hanno scritto di loro colleghi, che hanno analizzato le opere degli altri colleghi, anche i modi di fare critica letteraria sono completamente diversi e ci sono tante contraddizioni all'interno di questa stessa tendenza a voler analizzare appunto le opere. Questo libro dà sicuramente un modo per avere una panoramica di tutto quello che è accaduto, soprattutto in epoche più recenti, appunto, soffermandosi sulla contemporaneità, ma non è uno di quei libri che va nello specifico a vedere che cos'è la critica letteraria, fa proprio una panoramica di quelle che sono state le figure più importanti, i movimenti più importanti, le tendenze più importanti, cita tantissimi nomi, cerca di spaziare un po' anche nello spazio appunto, però non è un manuale completo per capire la critica letteraria. Ho fatto anche un TikTok in cui dicevo di aver iniziato a studiare critica letteraria e qualcuno mi ha anche commentato che non posso dire di studiare critica letteraria solo perché sto leggendo questo libro di Alberto Casadei, che è un po' riduttivo rispetto a tutto quello che è effettivamente la critica letteraria. Questo lo so, certo, da qualche parte uno deve pure iniziare. In generale appunto sono una persona curiosa a cui piace soddisfare le sue curiosità andando a leggere, quindi mi sembrava un buon libro da cui iniziare, ne ho già un altro in libreria e poi in generale ne ho messi tantissimi in wishlist perché avevo chiesto consiglio e me ne avete consigliati tanti altri. Ora, non credo che da domani mi metto subito a leggere qualcos'altro, ma pian piano nel corso della mia vita approfondirò ancora questo argomento che mi intriga molto e che trovo appunto interessante. Sì, è uno studio mio blando ovviamente, cioè non so neanche se si può considerare un vero e proprio studio, è un interesse, un hobby, un voler imparare qualcosa al di fuori anche di un corso universitario. So che questo è un testo universitario, appunto io in questo momento non sono iscritta a lettere, non sono iscritta a nessuna facoltà del genere, ma quando mi va mi voglio leggere anche queste cose perché credo che aprano un bel po' la mente e ti danno proprio modo di capire che ci sono delle discipline, degli ambiti in cui non si è formati. Cioè io dopo aver letto questo libro ho proprio detto ok, di questa cosa qua io in realtà non sapevo niente, ancora adesso non so niente, ma perlomeno la posso inquadrare e definire quale ambito di studi è, no? E quindi sono soddisfatta. Lo vado a segnare nella mia agenda, se anche voi volete fare la stessa cosa, mi è stato detto, confermato anche da un'altra persona che è un buon testo da cui iniziare, ma probabilmente ce ne sono anche di migliori, questo ovviamente non ve lo so dire perché per il momento ho letto solo questo. Ecco qua, settimo libro del mese e 1, 2, 3, 4, quinto libro della challenge. Quinto libro della challenge significa che se voglio leggerne almeno 6 mi basterebbe terminare il libro di Jennifer Guerra, Il femminismo non è un brand, che sto ascoltando in questi giorni.
Non so se iniziare anche qualcos'altro in cartaceo. Vi avevo fatto vedere altri libri che in libreria avevo tirato fuori. Fino ad adesso non ne ho iniziato nessun altro. Devo capire se mi va di iniziare un altro saggio, perché la verità è che ora come ora io ho molta voglia di leggermi un bel romanzo. Cioè, dentro di me sento proprio la necessità di una storia che fili liscia, senza che io debba prendere appunti, sottolineare, evidenziare. Vorrei proprio una storia. E quindi non mi va di iniziare un altro saggio, cioè, basta, non ne posso più, sono piena. Però la sfida è questa, cioè la sfida è tenere botta per 2 settimane e leggere solo saggi. Infrangerei le regole se mi mettessi a leggere un romanzo, quindi non posso. E quindi devo capire se voglio iniziare qualcosa di cartaceo, anche perché prima della fine della sfida io in realtà avrei ancora oggi, domani e anche volendo dopodomani, quindi 3 giorni. Vediamo, o inizio qualcosa di molto molto breve, o qualcosa di molto molto scorrevole, o qualcosa di molto molto breve e anche molto molto scorrevole. Finito anche il femminismo non è un brand, proprio in questo istante, e vado a segnarlo nella mia agenda. 6° libro della challenge completato. Come tutti gli altri libri che ho letto di Jennifer Guerra, anche questo è estremamente a fuoco. Ammiro tantissimo il suo modo di riuscire a delineare per bene i suoi ragionamenti, metterli su carta e farli supportare ovviamente anche da tesi, e il suo essere anche allo stesso modo decisa e ferma con il suo punto di vista, critica nel suo punto di vista, ma anche accettare che ci siano posizioni differenti in un qualche modo, no? La sua è una vera e propria posizione giornalistica, una posizione che sì, prende comunque delle parti, però cerca di mostrare tutte le sfaccettature su un unico tema, e in questo caso cerca di spiegare come il femminismo nel tempo è diventato sempre più un modo per etichettare una cosa e renderla posizionante in tal senso. Si parla di Hillary Clinton, si parla di brand in generale, aziende che hanno basato tutta la loro scala di valori intorno all'inclusione femminile, come il brand di Beyoncé o anche Glossier, l'azienda di make-up, oppure della dicitura girl boss. Cioè, parla di tutte queste tendenze, tutti questi fenomeni, tutte queste anche aziende vere e proprie che hanno utilizzato la presenza femminile come motto del femminismo. Cerca di spiegare come ci sia poi intrinsecamente una differenza tra un tipo di femminismo e un altro tipo di femminismo, ma anche come in generale alcuni femminismi non siano tali, e in generale di come alcuni femminismi non si definiscano da soli tali. Cioè, nessuno ha mai detto che sono femminismi, non è perché se si parla di diritto delle donne allora per forza di cose si parla di femminismo, ci sono delle differenze, e appunto lei cerca di delineare tutte queste. Secondo me è un libro pazzesco, perché è molto attuale, che porta riflessioni molto molto attuali che anche io stessa stavo maturando un po' dentro di me. Il fatto qual è? Che io sono riuscita ad ascoltarlo perché mastico già questi argomenti, cioè non è la prima volta che leggo di argomenti simili. Una persona magari che non ha mai sentito parlare, non so, di pinkwashing, non ha mai sentito parlare di sindrome dell'impostore, anche se mi sembra strano che uno non ne abbia mai sentito parlare, comunque una persona che non mastica ancora questi argomenti potrebbe fare fatica ad ascoltare un libro del genere. Probabilmente dovrebbe leggerselo in cartaceo e sottolineare per bene alcune parti, rileggere anche alcune parti. Io stessa alcune parti vorrei potermele rileggere con più calma. In generale però la voce di Jennifer Guerra, che legge il libro, lei stessa legge il suo libro, è estremamente chiara e appunto molte cose già le conoscevo, quindi sono contenta di aver usufruito del libro in questo modo. Qua mi sto bevendo la mia tisana fredda, è tornato quel periodo dell'anno in cui mi bevo le tisane fredde, anche se fuori fa freddissimo in realtà, sto anticipando i tempi. Comunque questo è l'ultimo libro della challenge e posso ritenermi soddisfatta di aver letto 6 libri su 6 che mi ero prefissata di leggere. Nella challenge dei romance non è andata così bene, avevo letto un libro in meno, qui devo dire top. In realtà avrei ancora tempo per leggerne un altro, perché avrei ancora tipo 2 giorni,
Però la mia testa dice no, cioè la mia testa proprio si rifiuta, tant'è che ieri avrei potuto iniziare a leggere qualcosa in cartaceo e ho preferito vedere un film stupidissimo su Prime Video, ma una roba proprio un film stupidissimo. Non vi dico neanche il titolo perché mi vergogno fin di aver visto quel film, piuttosto che iniziare un altro saggio, perché non ce la posso fare. Cioè la mia mente implora di leggersi un bel romanzo e quindi io ho deciso di concludere la challenge così, con 6 libri terminati. Traggo un po' le conclusioni su questa challenge. Sicuramente mi ha dato modo di aprire per bene la mente. Ho avuto modo di leggere dei libri che sinceramente ho trovato estremamente affascinanti, sia su argomenti che già conoscevo, come questo appunto sul femminismo, ma anche argomenti che mai avevo considerato, come quello della critica letteraria. Ho avuto modo di recuperare dei libri che erano da un bel po' di tempo nella mia libreria, come Il mestiere di scrivere, e che stavo rimandando da un po', e ho avuto modo di far sedimentare ancora di più la mia riflessione circa la mia alimentazione. Devo dire, challenge secondo me più che superata, se ci penso bene ci sarebbero stati altri saggi che avrei voluto leggere, però come vi dicevo non ce la faccio più, e 6 saggi in 2 settimane secondo me sono un traguardo più che considerevole. Se avessi avuto l'iPad, che in questo momento si è rotto e quindi non funziona più, mi sarei letta anche qualcosa in ebook tramite BookBeat, mi ero salvata alcuni titoli, tra cui Femminili singolari, questo qui di Vera Gheno, ma purtroppo il mio iPad appunto in questo momento non c'è, io sto aspettando che esca quello nuovo per poterlo comprare, quindi fin tanto che non avrò l'iPad ho sospeso la lettura in ebook, purtroppo. Se no probabilmente mi avreste sentito parlare di altri libri in queste 2 settimane, e fatemi sapere se volete che io faccia un'altra challenge come questa, e se sì, quale genere vorreste che io leggessi. A me viene in mente subito i gialli, i thriller, però magari ce ne sono anche altri che sto ignorando in questo momento della mia vita e che potrebbero essere una sorpresa per me. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io spero di avervi tenuto compagnia in questa che probabilmente sarà almeno un'ora di video, per me sono state 2 settimane di vita. Ricordatevi di mettere un like per supportare il canale. Parlare di lettura di questi tempi non è semplice e abbiamo bisogno di sostegno. Ho bisogno di sostegno. Noi lettori abbiamo bisogno di sostegno, io ho bisogno di sostegno in quanto content creator che parla di libri. Grazie mille per avermi seguito fin qui, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!